Vediamo ora il workout Total Body 1, braccia e gambe insieme. Partiamo con il pesetto e i lunghi fianchi, andiamo a fare un affondo dietro con la gamba destra, torno, bicipiti e scendo, cambio gamba, salgo, ne facciamo 6 ogni gamba. Mentre sali, porti in alto i pesetti verso le spalle. Ricordati di fare un affondo lungo dietro, di scendere con la schiena dritta. L'ultimo. E di là. Prossimo esercizio che andremo a vedere sono degli squat, sempre fatti con i pesetti. Partiamo con i pesetti sulle spalle, perché una volta fatto lo squat spingo in alto i manubri. Butta fuori l'aria mentre spingi in alto. Stai sui talloni. Se vuoi tieni le punte leggermente aperte dei piedi, gomiti chiusi. E spingi bene con le gambe verso l'alto. Ultimi due. Come parte cardio facciamo un minuto o due minuti di leg curl, sempre utilizzando le braccia. Porti i talloni dietro, quasi a toccare i glutei, sempre i gomiti che vanno dietro di te, chiudi bene le scapole, tieni sempre il petto bello aperto, le spalle lontane dalle orecchie, guarda avanti. Tieni le gambe un po' morbide. Se vuoi maggiore intensità, aumenta la velocità sia delle braccia che delle gambe. Ora vediamo l'esercizio a fondi laterali con alzata laterale. Scendo, al ritorno faccio l'alzata laterale, poi vado dall'altra parte. Meglio tenere un pesetto dentro la gamba, uno fuori, risali, alzata. Ricordati di farne 6 da una parte, 6 dall'altra. Ricordati il gomito sempre un po' flesso. Una gamba è dritta e l'altra si piega. Petto l'ho aperto in fuori. L'ultimo.
prossimo esercizio che vediamo è uno stacco più un rematore e un tricipite. Allora, stacco, scendo, tiro con i gomiti vicino ai fianchi i pesetti, li stendo dietro, ritorno, allungo e risalgo, stendendo le gambe. Piego le gambe, tiro, stendo e risalgo. Guarda sempre avanti, tieni i gomiti stretti, stendi bene le braccia indietro. Attenzione alla testa, la tieni sempre lontana dalle spalle. Ultimi due. Come parte cardio facciamo 1 o 2 minuti di step, lo potete fare o su una cassetta o sui gradini di casa. Ricordati di muovere anche le braccia per coordinarti meglio. Solleva il ginocchio quando sali e la gamba cambia da sola. Se lo vuoi più intenso vai più veloce, altrimenti tieni il ritmo. Poggia bene tutto il piede sullo step o sul gradino. La schiena è dritta. Per gli addominali è un plank, è l'unico esercizio che vediamo pancia in giù. Sempre sul nostro tappetino andiamo ad appoggiare i gomiti sotto le spalle, appoggiamo le punte dei piedi. E proviamo a stare fermi in questa posizione. Assicurati di avere la testa allineata al busto, le scapole, il bacino e i talloni sulla stessa linea. Puoi accentuare leggermente la cifosi dorsale, quindi fare questo movimento con la schiena un po' verso l'alto, risucchiando l'ombelico piuttosto che questo. Quindi o qua o qua. Chi non ce la fa, appoggia le ginocchia e solleva un po' i talloni. Chi riesce resta 30 secondi, 45 secondi, 1 minuto e oltre. Più che puoi. L'ultimo esercizio per gli addominali è un crunch obliquo, sempre a pancia in su sul tappetino. Appoggia bene le piante dei piedi, metti le braccia dietro la testa, parti da giù, poi con il gomito vai verso il ginocchio opposto, buttando fuori l'aria. Riappoggia la testa tutte le volte e cambia. Ne fai 10 da una parte e 10 dall'altra. Cerca di fare una bella torsione col busto. Non chiudere i gomiti, tienili aperti il più possibile. Gli ultimi due. L'ultimo. L'ultima parte cardio di 1 o 2 minuti, allarghi le gambe con le punte un po' in fuori,
apri bene le braccia, tieni le spalle basse e inizia a fare questo movimento quasi continuo, da sinistra verso destra, da destra verso sinistra. Cerca di scendere bene, non andare in avanti col busto, resta sempre allineato con le spalle e le anche. Se lo vuoi un po' più intenso, scendi di più o vai un pochino più veloce. Cerca di portare il braccio almeno sopra di te.